E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo primo episodio della serie di Marvel Avengers PS4. Ragazzi, questa penso sarà una delle serie dell'anno. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate like, commentate, condividetevi il video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. So che rispetto a tanti altri partiamo un pochino in ritardo, ma sono sicuro che seguirete la serie insieme a me e che potremo scambiarci le opinioni riguardo a questo gioco che secondo me è uno dei più attesi dell'anno. Non vorrei dire una cagata, ma questo dovrebbe essere il primo gioco vero e proprio riguardante gli Avengers. È un universo un po' differente rispetto a quelli dei film. È leggermente rivisitato, leggermente possiamo dire anche reso un po' più originale in chiave PS4. Ma è tutto un mondo da scoprire, quindi mi raccomando, seguite la serie e noi iniziamo subito. Ok, come potete vedere Marvel Avengers non è un gioco solo di campagna, infatti abbiamo diverse possibilità. In questa serie ovviamente andremo a giocare la campagna insieme e poi più avanti magari riusciremo a fare uno spazietto anche per questo gioco sul canale, dato che per le meccaniche come funziona dovrebbe essere simile ad un looter shooter, quindi ci sarà un endgame e ci saranno anche attività che dovremmo svolgere poi una volta finita la campagna. Come già detto, per ora ci occuperemo della campagna e io direi di iniziare subito. Lo vediamo ogni giorno di più intorno a noi. Chi ha i poteri ne abusa. Ma gli Avengers non erano così. Non ne ho mai dubitato. Penso che tutto sia accaduto per un motivo. Forse è proprio quello che stavo aspettando. Forse sono finalmente parte di qualcosa di più grande. Si vede il ponte, Abu, guarda! Era ora. I sedili non si inclinano. È bellissimo. Perché lo chiamano Golden Gate Bridge se non è dorato? Ci sono così tanti bambini. Scommetto che le loro storie sono incredibili. Competizione serve a renderci più forti. E se la mia storia non dovesse piacergli, se non fosse adatta? Deve essere perfetta, capisci? Quando sei nata, dissero che avevi degli occhi da triglia. Cosa? Ma io pensai che i tuoi occhi fossero la cosa più bella del mondo. Siamo tutti unici, Kamala. E tu devi esserne orgogliosa. Ti voglio bene, Abu. Io più di te. E sono sicuro che tu possa vincere. Oh, riesci a immaginartelo? E il vincitore per la miglior fanfiction di sempre è Avengers contro le lucertole malvagie delle fogne di Kamala Khan! E la folla comincia a esultare. Questo è lo spirito. Ma che tu vinca o tu perda... Oh, starò comunque bene, Abu. Oh, Beta, il bene non è una cosa che si è. È una cosa che si fa. Esattamente. A sinistra è il quartier generale Avengers della West Coast. Presto atterreremo sulla Chimera. Presto, Abu, andiamo! D'accordo, d'accordo. Cerca di stare calma. Ok, iniziamo subito nei vesti di un personaggio totalmente nuovo nel mondo Marvel. Ovviamente per quanto riguarda i fumetti esisteva già da tempo, però per penso molta gente questo è un personaggio totalmente nuovo, quello di Kamala, che come possiamo vedere dalla sua maglietta è particolarmente appassionata di Capitan Marvel. E a quanto pare è venuta qua, in questo Avengers Day, per partecipare ad un concorso riguardo delle fanfiction. Andiamo a vedere cosa ci devono dire. Ciao, finalista. Posso chiedere il tuo nome? Kamala Khan. E questo è il mio papà. Yusuf. I Khan, ottimo.
approvate la nostra caccia al fumetto. Se li recuperate tutti e cinque, potrete accedere alla balconata VIP. Quando li avrete tutti, passate il vostro telefono davanti all'ascensore e potrete salire. Divertitevi! Non hai già abbastanza fumetti? Ma la balconata VIP! Devo farlo! Ragazzi, la balconata VIP, ma di che parliamo? Ok, quindi vediamo. Intelligenza tattica, premi freccia in alto per attivare l'intelligenza tattica e visualizzare gli indicatori dell'obiettivo. Quindi sarebbe semplicemente una mappa. Dobbiamo andare a trovare questi 5 fumetti, solo che qua usiamo i cheat e li troviamo subito. Dobbiamo fare tipo dei mini giochi a quanto pare. Questo è il mini gioco di Vedova Nera, in cui dobbiamo sparare, immagino, ai cattivi. Penso che questa fase iniziale ci servirà un po' alla introduzione, sia ovviamente per quanto riguarda la storia in generale, sia magari, dicevo, per fare uno zoom riguardo a tutti quanti gli Avengers nel singolo, perché non so se lo sapete, ma in questo gioco possiamo vestire i panni di più di un Avengers, anzi di tutti quanti gli Avengers, e potremo potenziare e personalizzare tutti quanti i nostri eroi. Ok, fumetto di Vedova Nera trovato. Hulk spacca, vediamo un po'. Sembrerebbe abbastanza facile questo. Ulla. Maledizione. Tutto bene? No, ho già questo numero. Mi serve quello di Captain America per completare la serie. Aspetta. Se trovi dei doppioni, vuoi fare cambio? Certo! Figo! Ci vediamo dopo! Ok, andiamo a fare cambio a questo tipo, immagino. Dicevo, pur essendo un mondo in cui gli Avengers esistono veramente, vengono descritti e trattati come nel nostro mondo, appunto, come fossero dei personaggi di fantasia. Ma quelli sono... Oh, cavoli, quanti repulsori! Oh, cavolo! Oh, è davvero bellissimo. Ah, ma che atrocità è mai questa? Ah, chiedo scusa. Sei molto piccola, è difficile vederti. Non devi temere dinanzi al figlio di Odino, anche se ne comprendo l'istinto. Come ti chiami? Oh, Kamala Khan. Ah, e cos'è quell'aggeggio che tieni lì? Oh, un raggio immune ad alta densità, il guanto repulsore della Mark III, il primo amore di Tony Stark. Per la barba di Odino, fa paura quasi quanto il suo proprietario. Oh, sei simpatico. Sì, lo so. Ammira una vera arma... che non necessita di migliorie. Oh, cavolo. Chi impugnerà questo martello se sarà degno, degna, possiederà il potere di Thor. Esatto. La differenza tra i giocattoli di Stark e la potenza di un dio. Sì, può darsi. Ma un eroe dovrà pure iniziare, no? Giusto? Sì, sì, certo. Sei davvero molto saggia per essere così giovane. Grazie. Anche tu. Kamala Khan. Mi ricorderò il tuo nome. Non vabbè, qui c'è Thor che fa il fenomeno col suo Mjolnir. Ci credo che contro i guantini minuscoli di Iron Man vince, eh. Dicevo appunto che pur essendo dei personaggi che in questo mondo sono reali, vengono trattati come dei personaggi di fantasia, diciamo quasi mitizzati. E lo capisco in un certo senso perché comunque sono gli Avengers. Se esistessero, penso che non sarei da meno. Oh no, è finito. Lo scudo di Cap della Seconda Guerra Mondiale con cui ha colpito Hitler. È fantastico. Spostati. Scusatemi. Ehi, perché pensi che non sia una vera fan? Anch'io ho il diritto di stare qui.
quando la folla e la stampa e il mondo ti dicono di spostarti. Tu piantati come un albero accanto al fiume della verità e di' a tutti no. Spostatevi voi. Non sai chi è? Un vero fan sì. Grandioso, hanno finito i fumetti. Sai, per quel che vale, sei stata molto coraggiosa. Grazie. Sei una fan di Captain Marvel. Non è qui, ma le saresti piaciuta. Scusa, ma tu sei Captain America. Io sono Kamala. Kamala Khan. Khan. La tua storia, le malvagie lucertole... Lucertole delle fogne, sì. Sì. A Thor è piaciuta molto. Ha detto che hanno avuto un problema simile ad Asgard. Hai letto la mia storia? Tutte quante. È incredibile. Ehi, Cap, dobbiamo andare sul palco. Tarton è impaziente. Hai visto Thor? Dovrebbe essere arrivato. Io sì. Sì, pochi minuti fa era allo stand di Stark. Però probabilmente non è più lì perché si è allontanato. Lei chi è? Nat, permettimi di presentarti una concorrente. Lei è Kamala Khan, esperta di lucertole malvagie delle fogne. Oh, certo. Quella cosa che mi hai fatto fare col tombino era niente male. Non è nulla rispetto al tuo scontro con Madame Hydra. Quello era forte. Dobbiamo salire sul palco. Sì, a presto, Kamala. Ci si vede? Ci vediamo. Oh, quello era Captain America e Black Widow. Vabbè, che culo, c'è stata tipo incontra tutti, non capisco. Comunque c'è qualche bug audio perché per esempio il tipo di prima non si sentiva, la voce. Ci deve essere qualcosa che forse sistemeranno con qualche aggiornamento, non so. Proviamo a prendere il martello di Thor. C'ero quasi. Quasi degna e comunque buona. Ecco il tuo fuoco. Grazie. Ok, ce ne manca uno. Forte! Altri fumetti! Non farti influenzare dalla sua distanza. Quelli sono gli scienziati che ho visto in TV. Il Terrigen non è un gioco per milionari e per la gente. E può ancora esserlo. Ora concentrati e pensa a ciò che conta. Con il nostro lavoro cambieremo il mondo, George. So che non ti piace lo sfarzo, ma ne varrà la pena, vedrai. Vorrà controllo? E guadagno. Non glielo permetteremo. Questo è il tuo momento. Con i fondi della Stark e la tua mente, sarai un eroe per tutta questa gente. Non capisci? Siamo così vicini. Eccoti qui. Bruce. Sei sparita stamattina. Colpa del lavoro, scusa. Ma certo, lo so. Che cosa c'è? Niente. È solo che stiamo ricevendo strane rilevazioni dal reattore. George, era giusto. Forse è troppo presto per annunciarlo in pubblico. Credi che potremmo controllare un'altra volta i calcoli? Hm? Oh, sì, certo. Oh, grazie, scusami tanto. Che ci fai qui dietro? Mi sono persa. Come no? Ma ora torniamo all'evento principale, ok? Ok, intanto andiamo dal tipo a ridargli il fumetto. Vediamo che c'è un qualcosa in corso, qualcosa di strano. E comunque vorrei farvi notare la differenza, il distacco che questo gioco... è scomparso il tipo. Che questo gioco ha rispetto agli Avengers che conosciamo, quindi rispetto un po' sia ai fumetti e sia all'universo cinematografico. Già il fatto, per esempio, che... non ritrovare quel tizio, però. Già il fatto che abbiano voluto scegliere altri attori rispetto a quelli dei film è sicuramente
un segno. Ma poi gli Avengers sono anche diversi, per esempio questo Iron Man è molto più simile rispetto a quello del fumetto che rispetto a quello dei film, oppure Captain America ha uno stile molto più militare, quindi proprio come se fosse un soldato, cosa che effettivamente è, con armature della nostra epoca. Ehi, ho il numero che volevi! Fantastico, facciamo cambio. È stato un piacere fare affari con te. Ora che li ho tutti, potrò accedere alla balconata VIP. Ok, fantastico. Andiamo nella balconata VIP, va? Direttore, ha considerato che il reattore dell'elivelivolo potrebbe non riuscire a contenere questo Terrigen? Non conosciamo ancora... Mi fermo subito. Non saremmo andati avanti se il progetto non fosse sicuro. La Chimera offrirà sicurezza, protezione degli Avengers e dello SHIELD combinati. Grazie. Bruno non riuscirà a credere ai suoi occhi. Ehi, ehi, ragazzina, sta attenta. Ok. Quindi questo reattore penso sia una sorta di nucleo principale di questa nuova base che a quanto pare servirà per aiutare un po' tutti, sia gli Avengers che quelli che vengono protetti. Boy. Vai, scansioniamo il telefono. Apriti sesamo, signori supremi dei fumetti. Quindi diciamo che questo distacco da sia fumetti che film ci fa capire che intenzioni ha avuto Square Enix nel creare questo nuovo gioco, come appunto se fosse un universo a sé, un po' molto simile all'idea di Spider-Man che è uscito tempo fa. Siamo qui per festeggiare due incredibili... È il giorno più bello della mia vita. Sono lieto, Delta. Cap sta parlando. Non apparire noi eroi molto più straordinari di quanto siamo da noi. Secondo, vogliamo inaugurare una nuova fonte di energia pulita chiamata Terra. Mi dicono che sia molto potente. Per spiegarvi come funziona, l'uomo che l'ha scoperta, il dottor George Tarleton. Grazie, Capitano Rogers. La Chimera è alimentata da un nuovo minerale, il Terrigen. 3 anni fa ho trovato una strana roccia, sì, nella baia di San Francisco. Dopo ulteriori test è risultato chiaro che questo minerale... Ciao San Francisco! Città con splendida gente, buon cibo e... niente parcheggio. Beh, su questo mi sto lavorando. Bella borsa. No, qualcosa non va. Andiamo via da qui. Vieni. Sembra grosso per essere un incidente. Non esistono incidenti. Thor, Tony, controllate. Vado subito. Stammi dietro. Prepara il Quinjet. Non si sa mai. Ok. Aspettando? Sì, ovviamente. Volevo recuperarti. Wow! Qui sì che si fa molto più interessante. Dobbiamo darci una mossa. Io sono da lì. Thor, prova ad aprire una strada sul ponte. Ok. Via, via, via! Ci sono almeno 2 uomini armati. Ci servono rinforzi. Non siate degni. Ok, e qui iniziamo veramente a giocare per la prima volta a quella che in realtà penso sia a vederla la beta. Posso lanciare il martello? Come si fa a riprenderlo poi? Martellino? Ok. A quella che dicevo penso sia la beta che abbiamo giocato l'anno scorso a Milano. Thor, grazie per l'aiuto. Abbiamo dei civili bloccati dietro le barricate. Ho capito, state dietro di me. Allora ci penso io. Siamo noi. Ora, a livello grafico c'è qualcosa che non mi convince, perché non so se c'abbia delle impostazioni magari un po' troppo basse. Sì, L2 per mirare già l'avevo fatto.
scelti. Provo a contattare il comandante Hill. Cap, hanno scelto proprio oggi per un motivo. Lo penso anch'io, Bruce. Resterò sulla Chimera finché non avremo scoperto che succede. Dicevo, ci deve essere qualche impostazione bassa, oppure non so se sia un bug o qualcosa. No, 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 scherzavo. Vabbè, dovevo farlo. Thor! Thor, grazie! State giù, rinforzi in arrivo. Quel povero Cristo l'ho lasciato sotto l'autobus, va bene. A quanto pare questi tipi utilizzano armi dello shield, il che ovviamente non è per niente buona come cosa. Bisognerà capire per quale motivo. Furia del guerriero, penso sarebbe una specie di super. Sì, infatti. Wow, fortissima. Magari se la usavo in mezzo ai nemici forse era più forte. Degli scudi, bizzarro. Ok, intanto guardate in alto a sinistra come... Ah, questi mi bloccano proprio gli attacchi. Io faccio un attacco potentissimo, vedete che muoiono. Dicevo, guardate in alto a destra come c'è Iron Man accanto a noi che ci aiuta, che ci dice già tanto riguardo a uno degli aspetti del gioco, ovvero il fatto che possiamo giocare con più Avengers contemporaneamente e decidere poi, penso successivamente, quale comandare e quale invece far magari come vedere la vita. Non è finita, Stark! Ehi, tornate indietro! Ora, come vi dicevo, dato che questa è la stessa fase di gameplay della beta, penso che servirà semplicemente da semi-tutorial a tutti gli Avengers. State al riparo! Ok, chi di voi comparse da film di serie B mi ha sparato? Premere R1 per attivare la mossa eroica Uniraggio. Wow, fortissimo. Prototipi shield segreti. Fury sta cercando l'elenco di carico completo. Il, come sta il tuo gatto? Di a Fury che adoro farmi sparare addosso con le mie stesse armi. Vi terremo aggiornati e il bus sta bene. Ah, io non lo sapevo che stessi ancora. Ok, Iron Man vola, ma compenso anche in realtà Thor. Mi aspettavo che questi idioti si fossero dati alla fuga ormai. Qui nel frattempo è arrivata anche Maria Hill, che è un altro dei personaggi più conosciuti negli Avenger e nello Shield in generale. Non fa parte degli Avenger propriamente, però è, diciamo, il secondo di Fury. Ora, dall'aspetto dei nemici mi verrebbe in mente un nemico famoso. È tutto perfetto, spero solo che non abbiano... Niente, sto zitto. Hanno dei carri pulsa! Cap, la nave non è pronta per volare. Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza. L'autopilota della Chimera è inserito. Servono rinforzi. Rientriamo. Negativo. Proteggete il ponte. Quelle armi non devono entrare in città. Ricevuto. Tocca a te, Bruce. Sì. Qui passiamo ad Hulk. Dicevo, comunque, da quello che ho visto dai nemici, mi verrebbe in mente uno dei classici nemici, per schiantare i nemici afferrati, i classici nemici degli Avengers, che però non vi dirò perché altrimenti penso che lo spoilerò di brutto, anche perché avendolo già giocato so che è lui. Comunque è intuibile, vi dico solo questo. Ecco, mi ricordo che tra tutti quanti Hulk era quello che mi era piaciuto un po' di meno, perché ha molte abilità per quanto riguarda il muoversi, per esempio appunto questo del arrampicarsi sulle pareti, saltare molto, insomma. Si muove parecchio, però come attacchi non mi ha fatto impazzire. Sono proprio fastidiosi, eh? Sì,
Poi magari ovviamente potenziandola, andando avanti con il gioco, potrebbe anche essere che venga modificato di molto e che mi piaccia di più. Vabbè, facciamo la manata del tuono. Bam. Questa è una mossa che devo dire, ma mi è sempre piaciuta di lui. Dov'è il bestione verde? Lo vedo. Hulk, scendo con il Quinjet per atterrare. Le dimensioni sono pericolose, Stark. Ehi, quelle armi erano per i buoni. Pensi che si tratti di un gioco? Non è il momento! Concentratevi, ok? Cap, cosa succede lassù? Non lo so, Nat. Un malfunzionamento del reattore. Le rilevazioni sui monitor sono strane. Pare che una fonte di calore ci attiri. Nat distruggerà la città! Ripeti, Cap, non riesco a sentire. Nat, mi ricevi? Ecco, per esempio, mi ricordo che Capitan America è abbastanza OP, come penso adesso vedrete. Cioè basta che la gente lo scudo, raga, fa tutto da solo, fa. Abbiamo un problema! Lo so, Doc. Vogliono rubare la chimera. Non quello! Non ho mai visto rilevazioni simili. Arrivo il primo possibile. Cioè, a quanto pare questa fonte di energia della chimera non è propriamente sicura. E da quello che so io, in realtà, l'hanno chiamata, se non sbaglio, Terrigen, una cosa del genere. L'unica cosa che mi viene in mente è il terrigene che si vedeva nella serie Agents of S.H.I.E.L.D. Ovvero quella pietra che serviva a rivelare il potere degli inumani. Darton, aggiornami! Quel reattore non si stabilizzerà! La struttura molecolare del terrigene si sta scomponendo in un gas! Qualche cosa là sotto sta inviando energia al reattore! Ed è straordinario! Doc, ti richiamo! Cioè, per chi non lo sapesse, gli inumani sono una sorta di razza umana evoluta data dal mettersi insieme del sangue Kree, se non sbaglio, quindi di una razza aliena, con sangue umano, che appunto è riuscito a generare questa... Ah, ma ce l'ha la schivata, allora. Questa razza superiore che appunto ha dei poteri. Un inumano volendo potrebbe essere Hulk, anche se Hulk sappiamo che ha tipi di poteri diversi. Avengers, se mi sentite, il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale. Il piano dei nemici è di farla esplodere in città. Precipitiamo. Ve lo ripeto, abbiamo una bomba sonica. Andate a recuperarla subito. Bomba sonica! Mi prendi in giro? Pensavo che le avessero vietate. Diamo un'occhiata, va bene? Quella si chiama entrata. Taskmaster. Prendiamo il detonatore. Se esplodesse potrebbe sciogliere tutto nel raggio di 20 km. Beh, cosa stiamo aspettando? Ok, infatti il nemico di cui parlavo è Taskmaster, che
Doveva essere il nemico di del film di... Dovrei andare, ok. Doveva essere, dicevo, il nemico del film di Vedova Nera, che doveva uscire ad aprile, se non sbaglio. Che però hanno dovuto rimandare. E si vede anche in Marvel Spider-Man, perché è anche un nemico che all'interno delle storie di Spider-Man si presenta spesso. Che in realtà mi fa sorgere un dubbio. Ovvero il fatto che, come sappiamo, è stato già annunciato che all'interno di questo gioco verrà poi aggiunto anche Spider-Man. Lì per lì avevo pensato che, nonostante si trattasse di case di produzione diverse, case di sviluppo diverse, sarebbe potuto essere lo Spider-Man che abbiamo visto appunto in Marvel Spider-Man. Però Taskmaster mi sembra un po' diverso rispetto a quello appunto di Spider-Man. Non così! Non importa, ora ho questo. Maledizione, dammelo! In realtà, per chi non lo sapesse, Taskmaster è un Jedi, perché come vedete c'è la spada laser. No, sto scherzando ovviamente. Sì, Taskmaster appunto, come avete sentito, è una sorta di invasato del combattimento. Tanto che in diverse situazioni, in diversi episodi di serie, fumetti e robe varie, cerca di reclutare una squadra e di addestrarla come, diciamo, anti-Avengers. Allora, a cosa hanno portato le tue indagini? So che non sei il cervello dietro l'attacco e che questo puzza di diversivo. Basta parlare! Ma divento invisibile? Ma fantastico! Facciamogli la fiscia. La prossima volta prendi appunti meglio. Avevi previsto anche questo, eh? Pensavi di aver vinto. Ma di che diavolo stai parlando? Guardati attorno, Romanov. Il mondo si ricorderà di questo giorno. Il giorno in cui i loro eroi fallirono. Che sta succedendo qui? La città collassa. Maledizione, una trappola. Steve, puoi sentirmi? Vattene subito! Beta! Al diavolo! Siamo la tua salvezza.